I comuni di Martizi Cura, e Pineto e la provincia di Teramo hanno dato mandato agli avvocati di procedere con il ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del maggio scorso del TAR del Lazio, che aveva dato il via libera alla realizzazione del pozzo dell'Eni, che arriverebbe fino a 1181 metri di profondità per l'estrazione di gas naturale sulla costa teramana a largo della foce del fiume Tronto. Siamo consapevoli del fatto che una rivisitazione di quelli che erano. Le prospettive di quelle che sono le prospettive di esplorazione dei giacimenti nazionali, visto i fattori come la guerra, quindi quella sorta di indipendenza energetica, insomma un po' dagli stati esteri, eh, imponeva un certo, un, una certa rivisitazione, però parliamo di un giacimento che se sì non riesce a soddisfare il fabbisogno nazionale per 5-6 giorni, quindi diciamo se sul piatto della bilancia devo mettere turismo e fabbisogno energetico, sicuramente il piatto pende dalla parte del turismo. Una battaglia legale che va avanti da diversi anni contro la costruzione di una piattaforma che dovrebbe sorgere a 22 km dalla costa in corrispondenza del confine fra Marche e Abruzzo. I comuni costieri della provincia temono che il pozzo possa danneggiare il turismo balneare, principale attività economica della zona, e provocare un abbassamento del fondale marino, causando lievi fenomeni sismici. Ci sono state in questi giorni anche un po' delle accuse mosse da Europa Verde, lei cosa si sente di rispondere? No, più che accuse era, una, era un invito a procedere in tal senso, ma posso rassicurare gli amici di Europa Verde che ci stavo lavorando già da fine maggio, quindi da quando abbiamo avuto sentore insomma, della pronuncia del TAR, colloqui con il legale, ho cercato di fare un briefing con i sindaci che erano interessati a promuovere, con la provincia anche. E quindi abbiamo fatto quello che dovevamo fare per procedere a questo ulteriore ricorso al Consiglio di Stato, ma già dai primi di giugno avevamo in mente questa cosa.